Benvenuti ad Agri News, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CS Quabio, Agro Intermizzo e ARPAV. Sono 5 i bandi del programma di sviluppo rurale del Veneto in scadenza tra il mese di settembre e ottobre. Vediamoli in sintesi, ricordando che tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.psrveneto.it. In particolare, investimenti in tecnologie innovative per la lavorazione di biomasse forestali ad uso energetico, scadenza 29 settembre, investimenti aziendali per l'acquisto di attrezzature al fine di ridurre le emissioni in agricoltura, scadenza 29 ottobre, investimenti in strutture aziendali per ridurre le emissioni in agricoltura, scadenza 29 ottobre, ripristino di danni alle foreste, scadenza 29 ottobre e infine investimenti selvicolturali straordinari, scadenza il 29 di ottobre. Ed oggi vi parliamo dell'impiego della pianta di paulonia in agricoltura, in particolare nell'azienda di Ceregnano di Veneto Agricoltura, una grande opportunità per i coltivatori. Una pianta multifunzione, una pianta che rappresenta un'opportunità per l'ambiente e per gli agricoltori, è la paulonia, origine cinese ma conosciuta in Italia da decenni. All'azienda sperimentale Sasserami di Veneto Agricoltura, a Ceregnano, in provincia di Rovigo, c'è l'unico campo di sperimentazione di questo albero in Europa con tutti i cloni disponibili. Un progetto che testa la capacità di adattamento della specie alle condizioni pedoclimatiche del Veneto meridionale. Finalmente nel Veneto abbiamo degli imprenditori che ci credono, si sta creando una filiera che dovrebbe dare, se tutto verrà confermato, delle opportunità interessanti per i nostri agricoltori. Oggi qui a Ceregnano, nell'azienda pilota di Veneto Agricoltura, vediamo una serie di prove che stiamo facendo sui materiali clonali, sulle tecniche di coltivazione, quindi un momento importante di confronto con i produttori agricoli. La paulonia è un legno leggero ma molto stabile e malleabile che non si tarla, utile anche per la realizzazione di strumenti musicali, data la sua capacità armonica, utile a produrre bioenergie con una fioritura molto gradita alle api, particolarmente infine adatta a fissare la CO2 in atmosfera. Ogni tonnellata di legno assorbe ben 2 tonnellate di CO2. Da qui l'interesse degli associati di Coldiretti Rovigo. Nella convinzione che possa essere anche un'interessante fonte di reddito per le aziende che ne faranno parte e in una prospettiva economica e di sostenibilità ambientale assolutamente lungimirante anche per periodi come questi dove purtroppo la questione energetica appunto delle materie prime sta creando gravissime preoccupazioni. Già abbiamo in programma di creare uno stabilimento per la trasformazione, non solo la piantagione, una innovazione, perché in Italia fino a pochi anni fa vendevano solo piante e hanno abbandonato i coltivatori. Noi invece, grazie alle associazioni di categoria e a Veneto Agricoltura nella persona di Mezzalira Giustino, siamo arrivati al punto che andremo a trasformare questi tronchi che andremo a tagliare, noi facciamo tutto il servizio, in sfogliatura e stampaggio della posateria usa e getta in legno. Torna anche quest'anno il premio Jean Giono, l'uomo che piantava gli alberi che Veneto Agricoltura e Regione del Veneto dedicano ogni anno chi si è contraddistinto per la promozione e la realizzazione di impianti di vegetazione legnosa, alberi e arbusti. Il premio prevede 4 distinti riconoscimenti: amministratore di bene pubblico, tecnico agronomo forestale, imprenditore e volontario. Ciascun premiato riceverà 250 piante di alberi e arbusti prodotti dal Centro Biodiversità Vegetale Fuori Foresta di Veneto Agricoltura. La consegna dei 4 riconoscimenti avverrà in occasione degli Stati Generali dei Boschi di Pianura in programma nella settimana del 21 novembre prossimo, giornata nazionale dell'albero. Le candidature dovranno pervenire a Veneto Agricoltura entro il 17 ottobre. Ed ora, come sempre, spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. In questi ultimi giorni il tempo è stato variabile, a tratti anche instabile, con alcuni rovesci temporali associati in qualche caso a brevi episodi di grandine. Per i prossimi giorni avremo cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con probabilità alta di precipitazioni, a tratti anche diffuse. Da sabato tendenza ad un miglioramento fino a tempo in prevalenza soleggiato, con temperature in aumento, specie nella giornata di domenica. E adesso, come sempre, i consigli del nostro chef Alessandro Mazzone. Andiamo oggi ad eseguire un cappello d'angelo freddo con pomodorino confit, gamberi, lime e origano.
dividiamo il carapace dalla coda e andiamo a frullare le teste di carapace. Andiamo ad unire il pomodorino confit alla emulsione di teste, andiamo a mettere i capelli d'angelo in una ciotola con acqua e ghiaccio per raffreddarli, uniamo la crema agli spaghetti, un filo di olio, fino a quando raggiungeremo la cremosità desiderata. Sistemeremo una tartare di gamberi rossi, diamo una grattugiata di lime e mettiamo l'origano fresco. Un filo d'olio e il piatto è terminato. Andremo ad abbinare un vino naturale, siamo in provincia di Verona, e utilizziamo garganega e malvasia istiana. Viene macerata e lasciata in anfora almeno 6 mesi per l'affinamento. Beviamo con moderazione. Bene, questo è veramente tutto. Agri News vi aspetta nella prossima puntata.